Benvenuti a questa puntata di Civico 4 On Air. La nostra sarà una puntata all'interno di una delle strutture che ospita numeri veramente importanti e quest'anno l'ha dimostrato. Allora, prima di ricordarli, perché li abbiamo già resi noti per gennaio, ringrazio il direttore Marco Ronchi. Buonasera. E il collaboratore, poi capiremo meglio il suo ruolo, Matteo Micuzzi. Buonasera. Allora Marco, 24.550 presenze registrate solo nel 2015, specifico registrate perché non sono conteggiate tutte le presenze che vengono per assistere ai vari eventi, ai vari incontri, quindi solo per come fruitori della biblioteca un numero veramente importante e in crescita soprattutto negli ultimi 4 anni. Sì, questo è stato uno degli obiettivi dell'assessorato alla cultura che mi ha investito in questo compito di rilanciare la biblioteca sinticiana, e attraverso un lavoro che è partito dal 2012 abbiamo raggiunto appunto questa cifra. Come dicevi tu, 24.550 presenze sono gli accessi registrati e rappresentano i fruitori dei servizi offerti dalla biblioteca. Non appartengono a questo numero, il numero è circa 5-6 mila spettatori che hanno assistito alle rassegne letterarie organizzate nel corso dell'ultimo anno, nel corso degli ultimi anni dalla biblioteca. Torniamo proprio a quel 2012. Nominato direttore, che contenitore avevi in mano allora? Io ho ereditato una biblioteca che era stata gestita, diciamo, in maniera statica, in un luogo chiuso, non un luogo aperto, non dinamico. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di estendere l'orario di apertura, l'abbiamo portato dalle 35 ore settimanali, attraverso una migliore organizzazione del personale, a 45. E poi abbiamo organizzato tutta una serie di attività collaterali, attività di promozione della lettura, e quindi laboratori rivolti ai bambini, laboratori di scrittura creativa, laboratori sul fumetto e ancora 3 rassegne letterarie. Questo con lo scopo di far conoscere la biblioteca, di commuoverla, contestualmente di commuovere la lettura. Tutta questa attività ha portato alla scoperta da parte della cittadinanza odiese di questa realtà, è stata apprezzata, è stata pubblicizzata attraverso probabilmente il passaparola, ma anche attraverso i social network che noi utilizziamo per pubblicizzare le nostre attività. E grazie a questo lavoro certosino, costante, tutto lo staff della biblioteca, abbiamo ottenuto questi risultati. Si è arrivato a questi risultati anche al loro pensiero teorico, perché prima era solo teoria, grazie alle tue esperienze, oppure dimmi un pochino come ci arrivi, è un tuo bacino, vi riunite comunque tra di voi, arrivate poi a quella che è la strada migliore? No, non è il frutto della mia esperienza, perché io provengo da tutt'altra esperienza. Io lavoro dal 2010 al 2011, mi sono sempre occupato di tutt'altro, lavoravo nel settore delle attività produttive, e quando si è reso vacante il posto di direttore mi è stata offerta questa possibilità, che ho accettato. Ci siamo messi a studiare, è stata la prima cosa. I primi 6 mesi sono stati 6 mesi di studio, e poi piano piano, attraverso il nostro meraviglioso staff, siamo 9 persone che lavoriamo in biblioteca più con i collaboratori del servizio civico, abbiamo iniziato a elaborare strategie, anche una volta copiando da chi è più bravo di me, e mettendole in pratica attraverso quegli strumenti che l'amministrazione ci ha offerto. Che poi non è un copiare, Marco, è un attingere, a noi piace dire così, perché la maggior parte delle persone che poi somma le idee, perché come il nostro motto di Civico 4, proprio quello della somma delle idee, lo si fa attingendo alle idee in varie parti del mondo, oppure basate su altre esperienze culturali piuttosto che artistiche, quindi non parliamo di copiare, che non ci piace, le vostre sono idee originali ed è giusto che gli sia dato il peso che meritano. Ecco, dopo quanto hai iniziato a vedere i primi risultati? Quindi mi dicevi i primi 6 mesi insomma di incontri, poi... Immediatamente, perché noi siamo passati nella
ad esempio per quanto riguarda le presenze, nel 2011 venivano registrate 6.643 presenze, già nel 2012, quindi in sei mesi, perché noi nei primi sei mesi abbiamo cercato di dare uno scossone, siamo passati a 10.000, quindi ci sono già un incremento di 3.000 presenze, per passare a 13.000 nel 2013, 17.000, sì, abbiamo superato le 17.000 nel 2014 per arrivare alle 24.550 nel 2015. Oggi possiamo dire che nei primi tre mesi del 2016 percentualmente stiamo superando le presenze dei primi tre mesi dell'anno precedente. Pensiamo che anche quest'anno registreremo un ulteriore importante incremento delle presenze. Ricordavo, tra le iniziative della biblioteca, anche l'istituzione della Biblioteca di Città di Olbia, che quest'anno è andata alla sua terza edizione e ha riscosso anche il premio, che è partito soltanto come premio per racconti brevi, e quest'anno si è sviluppato anche nella poesia, ha ottenuto considerevole riscontro. Questo sfatando il luogo comune che siamo abituati a sentire qui ad Olbia, del fatto che comunque le persone siano poco interessate o poco curiose, soprattutto negli scorsi anni, vanno solo simulate. Non è vero, quando alla gente si propongono delle iniziative serie, un certo spessore c'è sempre la risposta. E questo è successo a voi. Matteo, arriviamo a te. Io oggi ho qui ospiti due uomini, solitamente ho sempre le coppie miste. Nel tuo caso invece mi è piaciuta anche, tra virgolette, l'originalità, nel senso siamo abituati per messaggi mediatici, per visivi, a pensare in biblioteca una donna, effettivamente sei circondato da donne in biblioteca, anzi le salutiamo, invece Matteo, nel tuo caso, questo tipo di lavoro e questo tipo di approccio che tu hai avuto alla professione di mediotecario? Sì, mediotecario. Io nasco come mediotecario, appunto la biblioteca si è strutturata nel settore informatico e offriamo stazioni informatiche all'utenza. La mia esperienza inizia con la gestione della parte informatica come operatore della mediateca. Da lì prima la gestione era separata, mediateca e biblioteca, subentra la gestione di Marco che ci ha ampliato le nostre competenze. Infatti adesso con la biblioteca e la mediateca c'è tutta una biblioteca, unica struttura che va, funziona in maniera simbiosi, e quello mi ha dato la possibilità di aumentare le mie competenze, in quanto Marco mi ha dato carta bianca quasi su tutto, sulle creazioni di eventi sui social network, gestione della parte informatica, creazione di locandine, creazione di tutto quello che si può fare con la gestione di della sala conferenza, della conferenza a Forza di Roberto, la gestisco mai da quando c'è Marco, in 2 anni e mezzo, e quello mi ha dato la possibilità di crescere, perché non solo faccio le mie cose che non so fare prima, ma in più adesso mi occupo anche di catalogazione di libri, mi occupo di gestione dell'utenza, di tanti aspetti della biblioteca che io conoscevo, e mi ha dato la possibilità di crescere davvero, di diventare più grande, più esperto in tanti settori, e anche ha messo l'accelerazione, ha accelerato i processi creativi che prima erano un po' soffitti, diciamo. Ecco, quindi tu come mediatecario eri presente anche prima del 2012. Sì, io ho la mia esperienza alla biblioteca di Olbia come mediatecario. In biblioteca inizia nel 2006. Dal 2006 al 2012 abbiamo passato 6 anni un po' di tribolazioni, perché la struttura era molto più piccola. Avevamo solo a disposizione dei computer che non erano, all'altezza di quello che
che è la città di Olbia. E infatti abbiamo sofferto qualche anno in struttura, durante il trasferimento della biblioteca siamo stati nell'ex carcere, dentro la Cina, abbiamo passato qualche anno lì, poi siamo tornati in biblioteca, eravamo appunto a gestioni separate. E poi adesso quest'anno, grazie anche all'ASPO, che io insieme all'ASPO, di ASPO, siamo la società appaltante del Comune di Olbia, grazie a loro, grazie del Comune di Olbia e dell'ASPO, ho avuto la possibilità di diventare davvero, cioè di avere un ruolo molto più gratificante, un lavoro più. E fra poco svegliamo anche il tuo nome, il nome che utilizzi sui social. A tra poco. La più alta non ne ho, per scelta, non lo so, personale. Mi sono trovato a dover promuovere le attività della biblioteca su internet e sui social network. Non avendo però il profilo personale, allora il bisogno di creare prima il profilo personale e poi da questo gestire la pagina della biblioteca. Il primo nome che ho voluto scelto è la biblioteca, semplicemente, biblioteca 16 anni. Facebook me l'ha fatta tenere aperta qualche mese, poi per motivi di policy, per motivi di loro gestione dell'account, non hanno più permesso il mantenimento online di questo profilo. E così ho dovuto inventarmi qualcos'altro, perché Facebook appunto ha tutte le cose, una politica di registrazione molto particolare, vuole assolutamente un profilo reale, e quindi ho cominciato prima con Simpliciano Panella, perché Panella, il mio professore di civile Luigi Panella, era stato uno dei fondatori della biblioteca, però Simplicio non è un nome molto diffuso nel mondo, in Italia, è un nome usato in Sardegna, cioè in Sardegna, soprattutto, però Facebook mi ha chiesto un documento di identità, perché il nome non era molto diffuso. Allora ho pensato ad Alfonso De Roberto, che è il professore di biblioteca della sala conferenze, da dove parte tutto, dove parte la gestione dei social network, del social network della biblioteca, là dove si diffonde la nostra attività. E da lì ho pensato a Alfonso Panella. Il mio nome su Facebook è Alfonso Panella, che attualmente riesce a condividere con l'utenza, con chi ha voglia di seguirci, tutte le nostre attività, gli eventi, esatto. E perciò teniamo informata Olbia, la città di Olbia, anche non solo, il mondo intero, con il profilo di Alfonso Panella della biblioteca 16 anni. Possiamo dire che il tuo alter ego è rinato dal 2012, ti è stata data quella famosa carta bianca, è nato Alfonso Panella e tu, a parte i limiti dal punto di vista ovviamente dei fondi, per il resto tutte le tue idee non avranno limiti in senso di condivisione. Certo, certo, sì, perché Facebook prevede anche delle sponsorizzazioni, prevede un budget minimo per andare a colpire più persone possibile. Però non lo utilizziamo, usiamo soltanto tanta pazienza, perché gestire una pagina di social network così diffuso, più diffuso attualmente al mondo, seguire questa pagina richiede molta pazienza, molto lavoro, e anche che di piombo, perché è pericoloso postare alcune volte delle informazioni che possono uscire, possono essere travisate, possono essere usate anche non solo a nostro favore, ma anche a nostro discapito. E quindi cerco di stare, cioè, di fare un lavoro certosino, ogni volta che pubblico qualcosa passo attraverso la supervisione, esatto. E quello sia, per adesso sta dando i suoi propri frutti.
riesco ad essere invasivo, ma non troppo, ad essere abbastanza capillare nella diffusione delle attività che Marco programma con tutto l'anno. Marco, una cosa piacevole che io ho notato e che tu avrai sicuramente documentato è l'abbassamento dell'età, perché è sempre più giovane la biblioteca, io non lo nascondo, la frequento tantissimo, è sempre piena di ragazzi e ragazze. Sì, è vero. Nel 2011 la biblioteca era prevalentemente frequentata da studenti universitari. Adesso è frequentata prevalentemente dai ragazzi delle scuole superiori. Molto probabilmente sta diventando ed è diventata un richiamo, un posto di aggregazione dove i ragazzi si incontrano, si conoscono, insomma, credo che comunque sia una cosa positiva per la città. È un centro di aggregazione, hai detto proprio la parola giusta, e si nota perché sostano un po' prima davanti alla biblioteca, poi un po' dopo, quindi si stanno bene. Sì, è vero, vero. Credo che ne abbiamo fatto giovamento anche le attività commerciali, perché grazie a questa attività della biblioteca il corso si rianima il pomeriggio. Si rianima perché ci sono tanti ragazzi, ci sono anche bambini piccoli che vengono accompagnati dai genitori quando frequentano i nostri laboratori, i quali magari lasciano i bambini, poi si fanno una passeggiata al centro e magari frequentano qualche negozio, si comprano un gelato, bevono un caffè. E poi probabilmente riprende l'abitudine a frequentare il centro, e questo è ugualmente un fattore positivo. Poi un altro fattore che ha portato all'avvicinamento della biblioteca è stata, come diceva Matteo, la creazione di una sala conferenze che non esisteva fino al 2013, la sala conferenza Alfonso e Roberto. L'abbiamo creata attraverso una migliore redistribuzione dei locali, e questa sala ospita le attività non soltanto organizzate dalla biblioteca, ma anche promosse da privati che ritengono di dover organizzare attività culturali in biblioteca, e noi la concediamo gratuitamente. L'unica cosa che chiediamo è un contributo per l'arricchimento del patrimonio letterario della biblioteca, quindi la donazione di 3 copie dei libri che avevano presentato. Ricordiamo quali sono le sale della biblioteca, come vengono utilizzate i servizi. Sì, allora intanto abbiamo il servizio prestito. La biblioteca nell'arco di questi 3 anni ha acquistato, ha rinnovato, abbiamo superato i 10.000 titoli nuovi. Noi compriamo sempre le novità letterarie proprio perché vogliamo essere sempre innovativi e vogliamo offrire ai nostri fruitori il meglio che c'è sul mercato letterario. Quindi abbiamo un servizio prestito, si possono prendere contemporaneamente un massimo di 3 libri per un periodo massimo di 1 mese e rinnovabili un altro mese. Poi abbiamo un servizio emeroteca, acquistiamo e mettiamo a disposizione gratuita un pubblico 11 testate giornalistiche, 11 quotidiani e 9 mensili. Dopodiché abbiamo 4 sale di lettura, abbiamo creato una biblioteca dei bambini dove c'è una letteratura esclusivamente dedicata ai bambini, e altre 3 sale di lettura con tutti i volumi a disposizione del pubblico, sia per la consultazione che per il prestito. E la mediateca? La mediateca è parte integrante della biblioteca, con 8 postazioni internet dove la gente può tranquillamente leggere e navigare gratuitamente per il periodo massimo di 1 ora. All'interno della biblioteca c'è un wifi gratuito, chiunque può venire con il proprio parente o un computer e può navigare gratuitamente. L'iscrizione alla biblioteca è gratuita. Per poter accedere è necessario soltanto iscriversi per divenire un documento di riconoscimento se si è minorenni con un genitore che provvederà all'iscrizione di un genitore. Come sono gli utenti della biblioteca? Io mi metto subito tra quelli indisciplinati perché a volte tardo un pochino nella restituzione, però su questo sono cambiate anche le norme. Sì, stiamo molto attenti alla restituzione. Noi trascorsi abbiamo tanto un servizio di SMS
che al 30° giorno ricorda l'utente che il prestito sta scadendo e che ha la possibilità quel giorno di rinnovarlo anche telefonicamente per un periodo uguale di 30 giorni. Se invece il prestito non viene rinnovato, i nostri miei collaboratori verificano i prestiti scaduti, sollecitiamo in prima battuta telefonicamente e qualora il prestito non venga restituito, proviamo a fare una raccomandata, normalmente restituito di ragione. E invece chi si occupa di catalogare i libri dopo la restituzione? Che quello credo sia uno dei lavori a livello tempistico più lungo. Sì, abbiamo 3-4 assistenti bibliotecari, mediatecari, che si occupano della catalogazione dentro la biblioteca. Viene rispettata la cosiddetta catalogazione di libri per la catalogazione internazionale degli altri librari. Ti riprendiamo tra poco con gli eventi. L'evento da noi organizzato era un richiamo talmente ampio che la nostra sala conferenza Alfonso De Roberto, che contiene al massimo 77 posti a sedere, è risultata insufficiente per le 200 persone che volevano assistere alla nostra serata. E queste persone cosa avranno sicuramente parlato con voi, dato delle loro impressioni, fatto domande, no, immagino. Sì. Abbiamo organizzato un evento così in una sala così piccola, insomma abbiamo organizzato all'interno della biblioteca degli spazi che sono a nostra disposizione, cerchiamo di utilizzarli al meglio, ma sono quelli. Certo, oggi forse la biblioteca per Olbia e per l'utenza che ha risulta un po' piccola, spesso capita che molti ragazzi che vengono a trascorrere le ore in biblioteca debbano andare via perché non trovano un posto a sedere, perché tutti i posti sono occupati. Questa è una realtà e potrebbe essere spunto di riflessione per la prossima amministrazione comunale. Perché dovrebbe avere una crescita fisiologica o perlomeno proporzionale, aumentano le presenze, quasi ormai raddoppiano, per cui allo stesso modo dovrebbero aumentare anche gli spazi a disposizione. È una considerazione corretta la tua, la biblioteca oggi è insufficiente per il bacino di utenza. Ricordiamo poi quando l'università verrà trasferita in centro, allora credo che lì abbiate davvero dei grossi problemi logistici. Sì, assolutamente sì, immagino proprio di sì, perché la biblioteca immagino che ospiterà anche quegli studenti che graviteranno attorno al polo universitario. Che non è un aspetto negativo, tornando ai locali, come dicevi tu. Anche perché avrete bisogno di una sala apposita, anche per dei volumi probabilmente più specifici. Molto probabilmente sì, bisognerà probabilmente dare un taglio anche diverso alla biblioteca per tenere conto quelle che saranno le necessità dei nuovi attori. Anche perché la sala più grande, che è la sala lettura, sala numero uno, non è poi utilizzabile per gli eventi, per cui manca di servizi. A volte la utilizziamo. Data nell'ambito del Primo Letterario, abbiamo ospitato e ospitiamo sempre nella sala numero uno la serata di premiazione, ma allestire quella sala implica una fatica perché va completamente smantellata e riattrezzata, e quindi non è una sala che è adattabile alla realizzazione di eventi, anche perché viene sottratta anche il uso per il quale è stata creata, cioè la lettura e la consultazione. Quindi insomma diciamo che questa biblioteca va un pochino aiutata a crescere. Sì, va aiutata a crescere. Marco, invece tornando agli eventi, quale stagione ci aspetta? Allora, intanto questo venerdì 1 aprile inizierà la terza edizione della rassegna letteraria Primavera con gli autori. Saranno 6 appuntamenti. La rassegna inizia il 1 aprile e si concluderà il 6 maggio. Inizieremo con Vinci Lecis, che presenterà l'ultimo suo romanzo dal titolo Rabium, e poi proseguiremo ogni venerdì con un appuntamento diverso. Ci puoi dare qualche anticipazione su quest'estate? Perché le vostre estati sono sempre ricche di figure nazionali e internazionali abbastanza importanti. Sì, anche quest'anno stiamo lavorando per organizzare la quarta edizione della rassegna letteraria sul filo del discorso.
stiamo cercando, appunto, stiamo organizzandola e stiamo cercando di contattare dei nomi del panorama letterario e giornalistico nazionale. Abbiamo già numerosi contatti, l'ossatura è già quasi predisposta e ovviamente non possiamo dare dei nomi, sarà l'amministrazione che in una conferenza stampa, quando il programma sarà definito, elencherà gli ospiti e il calendario degli ospiti. Però il livello insomma sarà assolutamente bene. Gli ospiti importanti pensiamo che saranno il migliore rispetto alle passate edizioni. L'idea di aprire la biblioteca all'esterno invece di mettere le sedie fuori e fare gli incontri nella parte esterna della biblioteca? L'idea è stata tua o sempre del... nell'ambito del... Non è così scontata, sai, perché si tende soprattutto nelle strutture pubbliche a mantenersi sempre entro i limiti imposti. Fatto il fatto che per la levatura della rassegna è impensabile realizzarla all'interno, perché normalmente hanno assistito ad ogni serata 500-600 persone, pertanto, ma probabilmente non saranno sufficienti neanche il museo archeologico che contiene 290 posti o la sala dell'Expo 180 posti, quindi la location, come si suol dire, più adatta è quella della prefettura della biblioteca. Abbiamo scelto la piazzetta perché la rassegna vuole essere un richiamo e un'attività di promozione per la biblioteca, così la località, il posto deve realizzarsi è la biblioteca. Non riusciamo a farlo all'interno perché è troppo piccola, lo facciamo all'esterno, anche perché poi viene realizzato nel periodo estivo, il bene serate e tutta una cornice diversa. E anche lì tante persone in piedi, mi è capitato, sì. Matteo, invece tu che documenti sempre in maniera, insomma, documentaristica anche gli incontri letterari, uno degli incontri, degli eventi che ricordi, che ti ha rappresentato di più o ti ha colpito, ti è rimasto più nella memoria? Beh, sono diversi, perché comunque tutte le serate avvengono a volte episodi particolari, c'è commozione, c'è gioia, sono tutte le emozioni che sono durante le serate, quindi a volte rimangono colpito dalle serate in cui si proietta un filmato, dove si proiettano il documento. Che appartiene al passato, oppure a volte dei libri che mi ha colpito, cioè una sera che mi ha colpito è quando ho fatto la sala piena, dove c'è stata anche una rappresentazione teatrale, si parlava di persone con difficoltà, salute, cioè, quindi avevano questo breve attivazione teatrale che ha riempito la sala, ha reso la serata unica, perché comunque non è stata la solita presentazione di un libro, si è parlato di alcuni dei problemi di questa diversione che comunque riescono ad andare avanti nonostante tutto, nonostante le nostre idee, nonostante i nostri idee, che a volte creano dei pregiudizi, delle false immagini di queste persone, magari pensiamo non possano arrivare a tanti, magari non possono arrivare a concepire certe belle pensieri e concetti che pensiamo siano soltanto di grandi autori, di grandi letterati. E questo mi ha colpito perché appunto la sala era piena, le emozioni sono state tante. Anche chi ha partecipato si è trovato bene, nonostante la sala sia stata molto, molto piena di potenza e quindi c'erano tanti spettatori fuori all'esterno. Ho visto, assistito, ho capito anche a quale serata tu ti riferisci, veramente era. Sì. Anche il sindaco era in piedi. Anzi, il sindaco è tra le ultime file, sì. Si è fermato e ha tolto i libri dallo scaffale per
per fare capolino, per vedere quello che accadeva. Hai nominato il teatro, Matteo, avete abbinato anche altre forme d'arte, però la musica, se non ricordo male, in alcune occasioni. Sì, a volte la sala viene sempre descritta per concerti, mini concerti, per musica particolare, cioè viene allestita con strumentazioni che di solito non fanno parte di una biblioteca. Ed è bello perché comunque creano quella sala privata ma comunque aperta a tutti, che lascia il ricordo di una biblioteca che comunque non si occupa solo di studio, sui libri, ma anche di intrattenimento, di espressione. Sì, esatto, espressione che accompagna il libro, accompagna il quadro, accompagna tutto quello che è una forma di arte. Probabilmente l'abbiamo viste tante, ma ne vedremo ancora di meglio, perché fino adesso alcuni eventi pensavo fossero impresentabili in una biblioteca, invece credo che chi ha più fantasia di me possa proporci qualcosa di ancora più bello, più interessante. Marco, invece tornando alla nostra biblioteca, parlami un pochino, la biblioteca che vorrei, ti do solo questo spunto, quanti e quali locali dovrebbe avere in più e per cosa li utilizzeresti a grandi linee, perché un programma non ce l'hai, quindi... Quello di cui necessita la biblioteca è una sala conferenze più grande. Sarebbe sufficiente quello, molto probabilmente perché potremmo trasformare la sala di Roberto in una sala di cure, quindi riusciremo a risolvere il problema di uno dei ragazzi che fanno gli atti. E quindi una sala conferenze più grande per poter ospitare tutti gli eventi invernali che altrimenti vengono sacrificati nei pochi spazi. E di quanti metri quadri dovrebbe essere più o meno? 150 metri quadri, penso che sia una. 150 metri quadri, 150 sedi, 150 posti a sedere siamo sufficienti. Ampliamento della metratura, e ti parlo invece anche dell'ampliamento degli orari, perché io ad esempio soffro tantissimo della chiusura il sabato. Noi, come dicevo all'inizio di questa intervista, abbiamo portato dalle 34 ore settimanali alle 45 ore settimanali, e lo abbiamo fatto attraverso la gestione integrata del servizio biblioteca e mediateca, e quindi utilizzando al meglio le persone. Però le persone sono quelle, il contratto nazionale prevede un determinato ore settimanali oltre il quale non si può lavorare, pertanto con le unità lavorative a mia disposizione questo è il massimo che riusciamo a realizzare, 5 giorni alla settimana, 9 o 8 ore di apertura al giorno. Sarebbe bello aprire almeno il sabato mattina, ma con questo personale è impossibile. Quindi, se ho ben capito, aumentando le unità lavorative si potrebbe? Assolutamente sì, solo aumentando le unità lavorative sarebbe possibile estendere almeno il sabato mattina l'orario di apertura. E credo che sarebbe una gran cosa, perché ci viene richiesto da più parti. Molti lavorano tutta la settimana, hanno il sabato o la domenica come giornata libera. E quindi sarebbe un ulteriore servizio che viene reso alla città per aprire il sabato. Faccio la stessa domanda che ho fatto a Matteo anche a te, Marco, l'evento a cui sei più legato, anche la figura di, come autore o come giornalista, visto che ne abbiamo hanno transitato in tanti durante le stagioni estive non importanti, quindi ti chiedo anche qualcuno che ti abbia stupito rispetto magari all'immagine che ci arriva dalla televisione. Ma sono sicuramente le serate, secondo me, più belle sono quelle che abbiamo realizzato durante l'estate, la segnale letteraria sul fiore del discorso, dove sono stati ospiti tantissimi autori, scrittori, giornalisti di caratura nazionale. Non ho un ricordo particolare di uno, diciamo che sono stati tanti piacevolmente i nostri ospiti. Ricordo Giovanni Floris, Gian Antonio Stella, il presidente Bertinotti, Marcello Floris, il simpaticissimo Flavio Soriga, Dalia Vignardi. Ma sono
non me ne vengono in mente altri, però sono state tutte serate bellissime, dove il pubblico ha apprezzato tantissimo, anche perché noi cerchiamo di dare un taglio particolare, non ci limitiamo ad ospitare un autore che dialoga con un moderatore circa l'ultimo libro, noi cerchiamo di trasformare quella serata in un piccolo spettacolo, in un piccolo evento, e quindi intervalliamo il dialogo tra il moderatore, il giornalista e il nostro ospite con degli intermezzi musicali attraverso la musica dal vivo. Ci avremo spesso con i lidi degli allievi, ad esempio, della scuola civica di musica del comune, oppure assumiamo, tra virgolette, per quella serata i musicisti che spezzano e trasformano quella serata in uno spettacolo. È come un pianeta attorno alla quale ruotano tanti satelliti, poi cittadini, quindi è molto importante lo sviluppo, è veramente da tenere d'occhio lo sviluppo della Biblioteca Simpliciana nei prossimi anni, perché può diventare ancora di più un punto di riferimento. E tornando invece ai ragazzi, avete comunque delle norme abbastanza rigide, come giusto che sia, e questi nostri ragazzi bistrattati sui loro modi di fare, invece, come si comportano in biblioteca? Si comportano bene, ci sono delle regole che vanno rispettate, perché nelle biblioteche si legge in silenzio, però noi abbiamo voluto andare incontro ai ragazzi, e tant'è che abbiamo creato, se così possiamo dire, due ambienti separati. La sala numero uno, che la chiamiamo anche la sala del silenzio, lì chi vuole accedere a quella sala e vuole studiare lo deve fare in silenzio. La sala numero due invece l'abbiamo creata soprattutto per i ragazzi delle scuole superiori, l'abbiamo chiamata la sala del confronto, lì è ammesso studiare sotto voce, proprio per consentire anche a gruppi di ragazzi che vengono a studiare insieme di poter studiare in biblioteca. Una sorta di personalizzazione. Una sorta di personalizzazione del profilo degli utenti. E delle critiche invece che sono state rivolte, in tutti questi complimenti qualche critica sicuramente ci sarà anche stata. Ma tantissime, gli orari che ci vorrebbe che la biblioteca rimanesse aperta fino alle 8, chi vorrebbe che la biblioteca rimanesse aperta anche il sabato. C'è stato un periodo in cui il wifi non funzionava bene, adesso fortuna che non risolveva bene, quindi si lamentavano che il wifi non funzionava. Credo che tutto sia perfettibile, anche la biblioteca. Quindi comunque tutte critiche pratiche. Assolutamente sì. Sulla funzionalità, che non è comunque neanche attribuibile a voi. E invece per quanto riguarda una differenziazione tra uomini e donne come utenti? Come utenti, statisticamente le lettrici della biblioteca sono un 60% donne, forse anche di più, è un 30-35% uomini. E quindi ancora c'è da fare, sì, c'è da attrarre anche loro. Sì. Anche se tra i ragazzi, forse questo dipende anche dalle fasce di età, perché tra i ragazzi ho notato che invece è quasi pari. Sì, tra i ragazzi fino a 30 anni, più o meno, la superiorità femminile è sicuramente inferiore rispetto a una fascia di età superiore. Però considerando la media, certo, media generale, la stragrande maggioranza degli utenti, ma soprattutto di chi accede al servizio del testico, sono soprattutto. Matteo, invece uno dei progetti che hai nel cassetto e che ancora non è passato sotto la supervisione di Marco, perché l'hai solo pensato, che vorresti realizzare se avessi fondi, quindi non ti do neanche il limite economico. Beh, ci sarebbe la incrementare la diretta degli eventi su internet, la diretta sia video che audio, perché gli eventi sì, possono essere messi in biblioteca, però chi non vuole darsi in biblioteca, chi vuole la documentazione, chi vuole vederlo da lontano, perché quella serata non vuole perderla, mi piacerebbe prepararla per una diretta, per una diretta streaming su internet. Così chi vuole collegarsi può vederla, può partecipare magari con la domanda in diretta, queste sono tutte cose fantascientifiche, però si potrebbero sicuramente fare, come si vorrebbe aumentare la multidimensionalità delle postazioni che ci sono
sia in biblioteca, in mediateca che nella sala conferenze. Anno per anno cerchiamo di progettare una piccola implementazione dell'attrezzatura. Quest'anno abbiamo preso un brevissimo, abbiamo preso le cose, l'anno prossimo ci attrezzeremo per altro. Però diciamo che queste sono quello che mi compete, sono le cose che mancano adesso nella biblioteca, ma anche facilitare la partecipazione del pubblico, perché a volte essendoci persone in piedi, persone lontane, si vorrebbe anche utilizzare un mega schermo, qualcosa per permettere a chi è più dietro di vedere in prima fila, in prima linea, presentazioni dei libri. Certo. In più aumenterei anche la velocità della wifi, la velocità della connessione che noi forniamo all'utenza, perché adesso finalmente, come ha detto Marco, è partita, è stabilizzata, però è abbastanza arretrata, come è abbastanza bloccata come velocità di connessione, come di usa. Infatti finalmente abbiamo molti accessi anche da quel punto di vista, però tutti si dicono quando andiamo più veloci. Insomma, renderla più interattiva, esatto. Sì. Marco, siamo in chiusura, invece un personaggio che ancora non si è riuscito ad avere, che invece terresti a vedere nella piazzetta? È Roberto Vecchioni. Dall'anno scorso stiamo cercando di portarlo e ci proviamo anche quest'anno, non so se riusciremo a raggiungere questo titolo. E noi ce lo auguriamo e ve lo auguriamo, augurandoci anche di vedere quel famoso ampliamento che spetta più che a voi, spetta alla città di Olbia, che ha dimostrato di avere un interesse sempre crescente verso la cultura. Quindi grazie a Marco Ronchi. Grazie a voi. E a Matteo Micozzi. Grazie. Buona serata con Radio Internazionale.